L'Ordine dei giornalisti della Campania, guidato dal presidente Ottavio Lucarelli, guarda all'Europa ed ecco allora subito stilato un patto di carattere interistituzionale con il consolato francese per favorire soprattutto l'integrazione dei giornalisti francesi in Italia e al contempo favorire la conoscenza della lingua da parte degli italiani. Christian Timonier, console generale francese a Napoli, parliamo di questo importante protocollo e questo partenariato che si è creato con l'Ordine dei giornalisti. Sì, io sono console generale e anche direttore dell'Istituto francese e un'attività che io potrei dire mista, un'attività politicamente importante perché il coraggio dei giornalisti di Napoli e la loro importanza per cambiare la città è un fatto maggiore e vogliamo riconoscere questo e aiutare i professionisti aprire i loro orizzonti e il francese è una possibilità perché facciamo qui corsi di francese e vogliamo aprire le nostre porte ai giornalisti. Sì, io ringrazio innanzitutto il console, tutto questo nasce da una telefonata del console, questo rapporto di collaborazione che va appunto da un lato mirato a corsi di francese per i giornalisti e dall'altro quello che è il nostro grande progetto per la legalità. In particolare, per la prima volta ci sarà la collaborazione del console, del consolato al premio Siani 2013, al premio Giancarlo Siani, che ricordiamo è uno degli appuntamenti più importanti e più significativi per la nostra categoria. Io già ne ho parlato con Paolo Siani, che è molto contento di questa adesione.